l'unico risultato vero è che i cittadini non scelgono più chi li governa, chi amministra la cosa pubblica, chi spende le loro risorse come le spende, perché per esempio anche nei casi di mala gestione un cittadino poteva dire non ti voto più, vai a casa perché hai amministrato male. Adesso non si potrà più fare, perché sono enti di secondo grado, quindi ufficialmente gli dovranno eleggere gli enti che fanno parte di quella stessa provincia, gli enti locali. Nella realtà, come è avvenuto in molti casi, faccio l'esempio della provincia di Pordenone, dove si è già andate alle elezioni di secondo grado in Friuli Venezia Giulia per quell'ente, le scelgono le segreterie dei partiti, dove si mettono d'accordo con i loro sindaci, prendono i numeri e eleggono chi li governa, quindi non devono più rispondere al cittadino. In secondo luogo, è vero però che... Però c'è un risparmio, 1 miliardo. No, anche questo ho dei dubbi. Ma prima cosa, è vero che il caso di Vibo Valentia è particolare, ma è altrettanto vero che i tagli che ha ricevuto quella provincia ce li hanno ricevute tutte le altre. Che non vuol dire tagliare soltanto degli sprechi, anzi, in alcuni casi magari non c'erano sprechi, ma tagliare dei servizi ai cittadini. Ricordo che le competenze della provincia erano le scuole, le strade, il trasporto, insomma, cose di cui c'è bisogno e ci sarà bisogno. Pubblico. In Friuli Venezia Giulia, la Presidente Serracchiani, pensi cosa ha fatto, una genialata. Da 4 province che c'erano, dopo potevano piacere o meno, elette comunque dai cittadini, ha deciso di creare 17 enti nuovi. Ha cambiato nome, le chiama UTI, non le chiama più... Cosa province. Sarebbe UTI? È l'unione dei comuni, cioè i comuni insieme eleggono un presidente, eleggono un direttivo che è l'ex giunta e nella sostanza amministrano la cosa pubblica. Che sarebbero le aree vaste, no? Quelle sono un'altra cosa. È una sorta di area vasca, noi oltretutto abbiamo in Friuli Venezia Giulia autonomia sugli enti locali e quindi è stata fatta proprio una norma regionale. Come era avvenuto in Sicilia, cioè invece di diminuire gli enti sono aumentati. Ma non solo, pensiamo al cittadino che viene amministrato da questo nuovo ambito, nel quale ovviamente il suo sindaco, che è l'unico che legge realmente, non inciderà più sulle funzioni, perché ci saranno magari gli altri 9-10 sindaci degli altri comuni che ovviamente a maggioranza prenderanno le decisioni, quindi deciderà qualcuno che magari non so neanche chi è, che sicuramente non ho potuto votare, se che mi piaceva che diciamo quella scelta o no. Quindi noi semplicemente cosa diciamo? Diciamo con chiarezza che questa è stata un'enorme bufala presa in giro, no, questa abolizione delle province. Se si volevano abolire bisognava dire quanto realmente era risparmio, e io ho dei dubbi che ci sia, perché pensiamo per esempio a quei dipendenti che andranno dalle province, andranno alle regioni, che aumenteranno i costi per quel personale, non penso che nessuno voglia mandarli via o fare licenziamenti di massa, e dunque purtroppo si è venduta un'illusione di un risparmio della spesa pubblica che si tradurrà, come diceva giustamente, si tradurrà in realtà in un aumento di costi e sicuramente in un taglio di servizi.